È un piacere essere qui in galleria, nella nostra piccola galleria Magenta, e avere approntato una rappresentazione di una mostra personale con un artista in cui crediamo, un artista che molti di voi sicuramente, anzi la maggior parte, già conoscono per storicità, per presenza e per tutto, ma molte persone non conoscono personalmente. E oggi abbiamo avuto il piacere di avere qui l'ospite e quindi averlo con noi. Stiamo parlando, avete in mente il nome? Amadio? Ecco, attraverso le sue tele noi possiamo vedere e ricominciare immediatamente. Ma il maestro è qui con noi. Buongiorno, come va? Salute. Siamo arrivati, tutto bene? Tutto bene. Tutto a posto. Ci siamo un momentino, il tempo è quello che è qui a Milano, non c'è quell'aria frizzante dell'Umbria. Ma no, oggi c'è il sole, quindi siamo come in Umbria, quasi in Umbria. Ma io quando vengo in Umbria, normalmente, quando faccio il viaggetto in Umbria, mi trovo in una serenità particolare. Dipende da che punto di vista si vede l'Umbria. Ecco, io vorrei parlare con Maestro Amadio della sua arte, della sua storia, ma in effetti è un discorso che vorrei tralasciare, rimandare al 15 marzo. Sì. Al 15 marzo, quando avremo gli ospiti qui in galleria, quindi presentatori, tutto l'insieme, giustamente che oltre a vedere più delle opere che abbiamo così in rappresentanza oggi, ci sarà modo di potersi confrontare, poter dialogare effettivamente e magari rispondere a quelle domande che per noi, diciamo, per me come gallerista, per l'artista come artista, possono apparire banali, ma che sono invece importanti per l'estimatore d'arte, per il collezionista, per il giovane. In modo particolare cercare di coinvolgere queste nuove generazioni nell'arte. Cosa credi che sia importante oggi per i giovani nell'arte? Ecco, dai, ecco, questo è un discorso veramente importante. I giovani, cos'è l'arte per i giovani? O cosa può essere, o cosa può aiutarli a diventare? Dunque, l'arte per i giovani in genere non esiste, perché il giovane non è stimolato e né aiutato a creare nuove idee e a approfondire l'arte. Però noi ci proviamo, io almeno ci provo, sperimento, realizzo delle cose, in modo particolare per i giovani, perché l'arte sia un veicolo per ritrovare un po' quell'equilibrio che manca anche nelle nuove generazioni. Noi ci siamo posti con due opere, io dico neutre, con due opere vergini, il bianco è il colore della verginità, è il colore della purezza. Due opere, parliamo di pitture su tela estroflessa, parliamo, e io in opere così, per esempio, vedo un volo, vedo un qualcosa di più etereo della materia. Sbaglio o è una mia impressione? Dunque, niente, la mia opera è una superficie che voglio rappresentare un po' un disegno, una leggerezza nell'esecuzione. Con l'ombra, con le ombre, con gli estroflessi, con l'estro e il flesso, e con lo spessore unito con l'ombra, riesco a realizzare un disegno molto leggero. Se ci fa caso, è un disegno a sporgenza, ma molto leggero, molto, molto friabile, diciamo. E da qui è chiaro che il disegno avviene non con quello che è la parte fruibile visivamente, ma è con tutto il lavoro che poi viene rivestito, diciamo. Naturalmente, c'è una base dove questa base
è creata sopra un'altra base di legno per dare la possibilità di lavorare con l'ombra, con la luce. Ecco, una cosa poi particolare, per esempio, nelle opere di Amadio, io noto, per esempio, questa scultura, quindi andiamo nel tridimensionale puro, perché diciamo, qui siamo proprio nel tridimensionale puro, quindi sì. È con la vista attraverso i vari lati, quindi assume identità diverse, la stessa scultura. Cosa rappresenta fondamentalmente? Ecco, cosa possiamo dire se rappresenta? Io vedo una stele, vedo estroflessione, vedo la materia che ruota su se stessa. Questa per me io l'ho pensata e realizzata anni addietro, è una stele con delle forme sporgenti per dare leggerezza, come un estroflesso normale, anziché essere una superficie, è un cono, un cilindro che si sviluppa in altezza. Però se noi guardiamo bene, è lo stesso, fa lo stesso effetto della superficie. Ecco, direi che fondamentalmente stiamo già entrando in un discorso vivo, un discorso interessante. Ecco, io mi chiedo, tornando sempre al discorso dei giovani, credere ai giovani per un artista allora oggi è importante? Sì, è molto, molto importante credere nei giovani. E che questi giovani però devono credere nell'arte. I giovani devono credere nell'arte. Cosa possiamo fare noi per far sì che i giovani si avvicinino e quindi avvicinandosi abbiano l'opportunità poi di credere nell'arte? Beh, è molto facile. Noi parliamo a livello generazionale fondamentalmente, non addetti al lavoro. Sì, ho capito. A livello generazionale. No. L'importante è creare un motivo d'arte, creare delle opere che siano anche economicamente alla portata dei giovani. E poi far capire a queste nuove generazioni l'importanza che c'è nel creare un'opera d'arte, lo studio, la preparazione. Io penso che non sarà molto lontano il tempo che le nuove generazioni, fra 15, 20, 30 anni, ritorneranno con interesse a guardare l'arte. C'è stato questo periodo che sono stati allontanati da vicende sociali e compagnia, però l'uomo è sempre alla ricerca di qualcosa che lo renda capace anche di capire. In effetti noi adesso in questa rappresentazione della mostra personale, dove sarà tutto imperniato su quello che è la ricerca di Giuseppe Amadio, giustamente sarà molto più facile seguire che c'è un'evoluzione continua, quindi c'è un animo giovane, c'è una mente giovane e la voglia di esternare un qualcosa di importante, non reiterare un qualcosa di storico già presente e quindi ripetuto, ma un continuo, un viaggio che continua. È un viaggio che io ho iniziato 30 anni fa e che praticamente mano a mano ho sviluppato. Come hai fatto a iniziarlo? Qual è stata la molla? La molla è iniziata da uno studio con il mio amico Umberto Eco, uno studio della pelle di bufalo estroflessa degli indiani d'America. Ah. Sono opere importanti che sono in America in alcuni musei e che io, guardando profondamente tutti questi lavori, che avevano delle forme astratte, come è astratta la loro, diciamo, il loro modo di vivere, anche attuale, gli indiani d'America. E i miei lavori sono nati dietro questi studi.
Ma una, si studi molto anche... Una grande amicizia quindi con Umberto Eco, sicuramente sì, la penna più importante. Un'amicizia, dire, sono amico, non è che abbiamo un grande... però io so il nome, frequentemente... Però io sul dei tuoi cataloghi ho trovato il nome di un artista che ha scritto di te. Un grande artista, un artista... scomparso da poco purtroppo, e sicuramente che sono di una grande altra amicizia, un altro artista che aveva altre storie, sì, altre realtà. Un artista che la sua arte non è nel concetto, nell'arte concettuale, è un'arte astratta, contemporanea. Io ho letto quello scritto ed è bellissimo e l'avranno letto molte persone perché i cataloghi sono in giro e il giorno 15 avremo ancora anche quei cataloghi e potranno leggere. Ma questa veramente amava la tua opera, il tuo modo di pensare, il tuo modo di lavorare. È vero però questa cosa. Questo grande artista. Sì, facciamo, certo, facciamo lui, anche il nome tanto. I primi, adesso non lo so se si può, se si può, siamo, si siamo può, in si televisione, può. Non si lo può, so. Si può, non è violazione, ecco, di privacy. Ma io sono stato sostenuto, aiutato, proprio stimolato da questa grande personalità dell'arte e che io devo ringraziare moltissimo per il suo sostegno, il suo addirittura ha scritto di me. Scusa una domanda, Piero Dorazio. Piero Dorazio. Per fare il nome, perché se no io non potevo farlo. Ma nel corso diciamo del rapporto di grande amicizia e di grande stima, una volta avrà urlato dicendo ma cosa hai fatto, non è bello, avrà detto assolutamente qualcosa? Assolutamente no. Non l'ha mai detto? No, in modo particolare quando ho realizzato la stele, la mia colonna, lui si è inchinato. Io sono, fai conto Amadio che sono, lui mi disse, io sono un indiano d'America, vestito da pelle rossa e questo è un totem. Il totem che mi rappresenta un dio guerriero. Io mi inchino. E si inchinò verso questa mia opera. È una cosa che non scorderò mai. Qualcosa di meraviglioso questo, un ricordo splendido. Sì. Ecco, noi vediamo comunque le tue tele retroflesse, così come anche la nostra regia ha avuto modo di far notare i nostri ospiti, hanno una continuità, diciamo, di pensiero. Sono curvilinee. Curvilinee, quindi disegni, c'è una estroflessione, ma c'è anche una flessione, cioè estroflessione. Adesso poi ho avuto modo di vedere, abbiamo qui un'opera fantastica a mio giudizio, particolarissima, che questa estroflessione è totalmente atipica rispetto a queste meravigliose, poi monocromatiche, verde, rosso, giallo, abbiamo tutto quanto, ma abbiamo questa bianca. Ecco, questa qui rossa, per esempio, la trovo di un'eleganza. Io qui vedo un totem, ecco, il totem riportato su tela, con questa pulizia assoluta e poi questa crescita continua. Sì, veramente questo lavoro centrale che mi completa, ecco, completa la superficie. Poi vedo questa tela, questa stessa. Qui trovo veramente... Qui, caro Viola, avrei 2000 domande e non so da quale cominciare, quindi non ne faccio neanche una. Però vorrei capire qualcosa di quest'opera che è del tutto particolare, è nella struttura particolarmente, perché abbiamo avuto di vederla, è veramente, io non riesco a comprendere come hai avuto il dono di un pensiero che ti ha, cioè il pensiero che ti ha permesso poi di realizzare l'opera. L'opera per l'artista è realizzata nel momento in cui la pensa, giusto? Nel momento in cui la pensi è realizzata. Esiste. Certo. Poi renderla evidente alla vista altrui, questo è un... Non è realizzarla. Questo è proprio, diciamo, mettere in pratica la teoria. Certo, realizzare qualcosa di... Ma è fantastica. Allora, noi guardiamo il mio estroflesso. Sono partito praticamente con una ricerca abbastanza variegata, seguendo un pensiero continuo, ingrandendo le volute o diminuendole secondo la superficie dell'opera e anche secondo il mio gusto. Dopo diversi anni che sperimento, creo, cerco di realizzare nuove cose, nuove forme, nuove espressioni, quest'opera è la sintesi
di tutti i miei lavori. Sono ancora in una fase di studio, per cui presento qui a Violarte quest'opera come esempio della mia idea. Però quest'opera arriverà, andrà molto lontano, perché si può modificare, cambiare, diversificare in mille modi. Io sento quest'opera, però quest'opera, dal momento che l'ho realizzato con tanto sacrificio, perché non è un concetto facile, quindi si realizza è molto difficile, è un'opera, è un estroflesso difficilissimo, però mi dà moltissime soddisfazioni, perché è un'opera che ancora devo assolutamente ancora sperimentare. Quindi ancora, diciamo, pur se completa, pur se è completa, eccezionale, l'opera è perfetta. È neonata. È praticamente, no, è nata. È nata. È nata e ha un qualche anno. Quindi è solo che deve maturare. Ecco, i tempi per gli artisti sono, per l'idea, sono veramente... Ora io ci sto dando a quest'opera tutte le mie risorse, tutta la mia forza, tutta la mia, i miei impegni creativi. Li metto su questo concetto. Quindi avremo nei prossimi anni avremo dei cambiamenti. Prossimamente sono pronte degli esemplari. A mio avviso sono, è a dir poco, impensabili per la loro bellezza, per la loro perfezione di realizzo. Ecco, guardavo anche il fatto di questo cromatismo assolutamente proprio preciso, assoluto. Quindi tante volte si parla di acrilici, poi si parla di oli, si parla... So che Amadio ha sperimentato tutte le possibilità. No, io non uso qui colori acrilici né oli. Questo è un colore naturale, sono pigmenti. Questi sono pigmenti naturali. I miei bianchi, i miei rossi, i miei blu, sono tutti pigmenti naturali che vengono dalla natura. Quindi possiamo parlare di arte biologica. Possiamo dire che è un'arte praticamente realizzata con componenti addirittura commestibili. Allora, io so che le opere di Giuseppe Amadio sono presenti in innumerevoli, importanti collezioni. Definisco importanti collezioni quelle collezioni di collezionisti particolarmente attenti alla realtà dell'arte. Non mi riferisco semplicemente a una questione meramente di valore economico, sebbene sia anche quello, ma proprio di crescita. Questa è una realtà. Questa è una realtà. Io ho collezionisti in tutta Europa. È una grossa soddisfazione questa? Io sono felice, anche perché non sono solo. Ho degli amici che mi amano, che credono nel mio lavoro, che mi chiamano continuamente. Sai, i concetti sono questi, quindi l'artista non è che si può... L'artista si sente gratificato da queste presenze? Io mi sento molto gratificato dal punto di vista umano, perché ho tanti amici. Ecco, io ho sempre detto tantissimi una cosa. Amici che mi chiamano ringraziando del loro acquisto. Ma hai notato una cosa che sta succedendo ormai da tanto tempo? Io ti conosco come persona, sei una persona splendida, di una semplicità meravigliosa. Conduci uno stile di vita, direi, adeguatamente serio. Sono come così. Ma io vedo tante volte, mi ricordo quando ero ragazzo che ho iniziato questa
attività, no? L'attività del gallerista è ben diversa da, e dell'editore è diversa da quella dell'artista, perché l'artista non esercita un'attività, no, ma realizza la sua vita. Io è una cosa un po' diversa. Io sono completamente immerso in me stesso e non, quindi non, ecco, voglio sapere. Mi chiedo questo, negli anni ho avuto modo di conoscere molti artisti e con alcuni avere anche dei rapporti veramente molto, molto sentiti. Io noto questo, che più l'artista, ecco, come Amadio, è realmente importante per quello che dà, per quello che è, più è umile, come è sto fatto. Così siamo noi galleristi, deve a volte così. Lo sappiamo, cos'è l'umiltà, ci pavoneggiamo un po', mentre io vedo l'artista, effettivamente, vero artista, non si pavoneggia, ma è una realtà questa. Viola, l'opera nasce nel mio studio, nella solitudine del mio studio, da solo, nel silenzio. Sì, un po' di musica c'è, un po' di Bach, ecco, un po' di Beethoven, un po' di Mozart e basta. Ma nasce nel silenzio del mio studio. Ma ogni tanto in studio arriva la moglie, quindi, a dire: è pronto il pranzo, è pronta la cena, dai che si raffredda il caciucco, che ne so, qualcosa del genere, insomma, succede. Io non ho molti rapporti, io vivo da solo, vivo nel mio mondo, creato da me, e chi mi è vicino, i miei, la mia famiglia, mi rispettano per questo mio mondo, lo rispettano, non invadono mai il mio ambiente. Mai. Addirittura, quando ho realizzato quelle opere di sintesi, sono stato 2 giorni da solo, perché non riuscivo a ottenere, a realizzare quello che io volevo. Allora che è successo? Mi chiamavano per il pranzo o per la cena. Allora io, niente, avevo chiuso la porta, fuori un cartello, non disturbare, e non mi hanno disturbato. Io sono rimasto a dormire nel Quindi studio. C'è una comunione di intenti anche, ci deve essere questa comunione di intenti, sì, in maniera assoluta. Sì. Il rispetto massimo per assoluto, assolutamente. E questa è arte, è l'arte contemporanea, che io si differenzia. Devo essere libero di sentirmi libero. Come si dice? Io sono libero. Il pensiero è libero. Io poi cammino, poi per 2 giorni sono rimasto chiuso nello studio e all'indomani ho chiuso lo studio e ho fatto un giro in delle campagne vicino. Io devo dire una cosa, potremmo andare avanti per ore. E potremmo accomodarci, bere una bibita e raccontare di tutto e di più. Ma dal momento che questo è un appuntamento, un primo appuntamento oltretutto, di sintesi. Come l'opera, credo che il nostro pubblico a questo punto abbia un desiderio. Conoscere Giuseppe Amadio, conoscere la sua opera, per chi non la dovesse conoscere. Lasciamo lo spazio a chi non dovesse conoscerla, esiste. Ma chi conosce l'opera di Giuseppe Amadio non è detto che conosca l'autore, l'artista. Signori, 15 marzo, quindi fra non molto, Giuseppe Amadio sarà qui. Se voi ci sarete, con questa semplicità, con questa meravigliosa realtà, presenteremo la mostra, la personale, ci saranno personalità ovviamente come di consueto quando si parla di una mostra importante, di un artista importante, ma sarete voi a essere il vero ago della bilancia, a essere il vero peso, voi collezionisti che intervenendo a visitare la mostra e a conoscere l'artista, fra 20 o 30 anni, dicevi, quando questi giovani avranno maturato qualcosa, speriamo. Quindi portate i vostri figli. Perché potranno dire giovani, fra 20 o 30 anni, giovani, io c'ero e ho conosciuto Giuseppe Amadio, ho conosciuto l'arte, ho conosciuto l'artista, ho avuto modo di, in 2 parole, forse di comprendere il valore di una vita. Io ti ringrazio di cuore, so che adesso
trascorreremo insieme altro tempo, si spegneranno le telecamere, spegneremo tutte queste luminose, ma noi il nostro tragitto lo continueremo con la serenità e col piacere di quello posso che dire è stato una parola? Detto. Ma tutte quelle che vuoi. Portate i figli, i giovani, i ragazzi, che si innamorino di quest'arte e il mondo cambierà. E questo è l'auspicio. Grazie. Sì.